super. No, noi siamo orgogliosi di questa ciara. No, infatti, patrimonio dell'UNESCO. L'UNESCO la cosa. Sì, veramente. Qui sarebbe da valorizzare. Ma vedere la allora, di qua ti giri, stupendo, di qua... Ecco, se possiamo inquadrare appunto le bellezze naturalistiche di San Mauro Torinese, la collina di Torino, la basilica di Superga, se appunto girate le telecamere di là, adesso tra poco si sposterà la moglie Antonelliana in lontananza. Questo è un paese di 20.000 abitanti, giusto? 20.000 abitanti. Siamo arrivati al ballottaggio domenica scorsa e oggi siamo qui insieme al nostro grandissimo Luigi Di Maio e tanti altri colleghi. Ma soprattutto per sostenere insieme al candidato il nostro candidato sindaco Marco Bongiovanni. Adesso arriveremo dall'altra parte del ponte e faremo una piccola agorà e insomma, seguiteci. Luigi Di Maio. Siamo in diretta? Siamo in diretta. Bene, dicevo prima stamattina anche a Vimercate, l'ho detto ieri sera a Chioggia, queste elezioni comunali hanno sconfessato tutti i luoghi comuni in un sol colpo. Dicevano che avremmo dovuto candidare persone famose, se no al ballottaggio non ci saremmo mai arrivati. Da Virginia Raggi, Chiara Appendino, a lui e a tanti altri candidati sindaco dei comuni sono al ballottaggio. Ci sono con una lista, tutti dicevano vi dovete alleare, dovete fare le coalizioni e in realtà poi alla fine anche questo luogo comune è stato sconfessato. Senza le coalizioni siamo al ballottaggio in grandi, medie e piccole città. E soprattutto ci andiamo senza finanziamenti privati di maxi attori economici di questo paese, ma ci andiamo semplicemente con le donazioni delle persone che ci credono. E non sono solo donazioni in denaro, ma sono anche donazioni in attivismo, tempo e energie, come diceva Silvia. E quindi cadono un po' tutti quei luoghi comuni che dicevano vi dovete alleare se no non ce la farete mai, dovete candidare Di Battista a Roma se no non ce la farete mai, ed è stato il primo Alessandro a dire guardate che il nostro metodo sarà apprezzato dalle persone proprio perché manterremo la nostra coerenza. Alla fine l'unica cosa è la coerenza, l'onestà e la credibilità. Questi valori noi li abbiamo sempre, finché non li smarriremo le persone staranno con noi, saranno sempre di più e ci aiuteranno a mandare a casa ormai una classe politica che non è di destra o di sinistra, sono quelli che hanno governato negli ultimi 30 anni, chi ha governato negli ultimi 30 anni non ha nessuna credibilità per dirci che vuole cambiare tutto. Noi siamo gli unici che possiamo vantare la possibilità, possiamo vantare prima di tutto credibilità e coerenza per dirvi cambiamo tutto e cambiamo ora, perché non è che abbiamo più tanto tempo. O le cose si fanno adesso, nei prossimi anni, e si cambia tutto, oppure questo paese sarà destinato alla cancrena politica. E questo assolutamente lo dobbiamo scongiurare. Abbiamo la possibilità di cambiare San Mauro, questo è un appello che faccio ai miei concittadini. San Mauro è una bellissima città, è stata sfruttata male in questi anni e adesso è ora di cambiare. Abbiamo questa possibilità, il 19 fate la scelta giusta, siamo arrivati al ballottaggio con tanta fatica e possiamo davvero fare qualcosa per San Mauro. Vai Marco, vai Marco! Ma allora ci mettiamo lì sulla panchina, se non ci spostiamo, o se no non so se vuole andare adesso a fare il gelato, non so. Certo. Dove sta? Ecco la molla. Facciamo la foto tutti insieme, dai. Tanto ci sono dei signori fotografi, la mettono a posto. La probabilità che la mole venga in questa foto sono quasi nulle. Io la voglio dire. Difficile ma non impossibile. Dai, dai. La ingrandiamo con Photoshop. Siamo stati eletti noi in Parlamento. Giù. Chi scatta, chi guardiamo? Cambiamo tutto. La bella è che non c'è nessuno che la fa. Oh, sono io sotto, ragazzi. Dovremmo fare un'immagine di qualcuno. Una panoramica. Perfetto, dai, sono. Grazie. Grande, andiamo verso il banchetto, dai. Vergogna. Ciao.
Ah, ho dato la prima domanda anche al secondo turno. Che qua? Il banchetto della Lega. Sì, stringiamo la mano. I nostri, ci sono anche i nostri avversari poco più avanti. C'è bisogno. Noi li vogliamo salutare. C'è bisogno. Davanti c'è. In questo momento vota Movimento. È presente. Il primo passo con 11 parlamentari della Repubblica Italiana. Sono presenti inoltre. Molto piacere. Comunali e regionali e l'onorevole Tiziana Bellini, europarlamentare. Angelo, come stai? Tutto bene? Io non ho avuto un attimo di tempo per riuscire. Io dico, rendetevi conto di questo miracolo, no? Veniamo stamattina con Luigi da Vimercate, ora. Siamo qui a San Mauro Torinese, località dove storicamente il Movimento 5 Stelle non ha mai sfondato più di tanto. Perché? Perché c'era una realtà sociale magari un po' differente, si stava un po' meglio, c'era questo mantra che dove si sta bene il Movimento 5 Stelle non ha le sue armi. In realtà i cittadini hanno capito in pochi anni che il Movimento 5 Stelle non fa un'offerta soltanto a chi sta male, fa un'offerta di programma reale, concreta a 50 anni. Abbiamo proposto, fatto un progetto intero sull'ambiente, sul risparmio energetico, sui tagli ai costi della politica. Oggi i cittadini stanno rispondendo dandoci un chiaro segnale che anche al nord, dove c'era appunto questo mantra, i cittadini credono nel Movimento 5 Stelle. Qui siamo andati a ballottaggio, tra l'altro con uno scarto piccolissimo, 300 voti, e guardate che bella piazza che c'è oggi. Stiamo soltanto camminando su un ponte e questa è la gente che è insieme a noi. Secondo me il 19 gli facciamo una bella sorpresa anche qui. No, io sto qua. Qui prima di tutto dobbiamo vedere se vincono i sì e i no, ma la Boschi si è accorta che ci sono delle elezioni comunali fondamentali per i cittadini di Torino, di Roma e di tanti altri comuni italiani domenica? Perché la vogliono sempre spostare sul referendum quando in questo momento il partito di governo di questo paese rischia di perdere le più grandi città italiane? E a me fa piacere che perdano le più grandi città italiane, non tanto per la competizione elettorale, ma per il semplice motivo che dove vinceremo noi avremo la possibilità di restituire ai cittadini le chiavi delle istituzioni, le chiavi dei comuni. Ecco, a dicembre lei prometteva in televisione che in caso di vittoria dei 5 Stelle a Roma, le Olimpiadi, avreste promosso la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Come mai avete cambiato idea? No, ma la posizione resta quella di Virginia Raggi che sta portando avanti in questo momento. Le priorità sono ben altre nel comune di Roma e soprattutto noi dobbiamo risolvere. A dicembre, 6 mesi fa, lei sosteneva un'altra. No, io penso semplicemente una cosa, che Roma non sia in questo momento una città che abbia bisogno come priorità delle Olimpiadi, hanno ben altri problemi da affrontare. Grazie. Prego. Tutto solo sulle amministrative per TG1 e TG2. TG1 e TG2, Lo facciamo adesso? Ok. Se vuoi, se vuoi fare una... No, vai. Io penso che mandare a casa in questo momento il sindaco Fassino o il Partito Democratico a Roma facendogli perdere le elezioni significa sbloccare una serie di opportunità per i grandi comuni italiani. Dobbiamo entrare in questi comuni, tagliare staff, staffisti, segretari, tagliare quello che non serve, che hanno nominato i politici in questi anni, e mettere quei soldi in microcredito alle imprese, come nel programma per i giovani, come nel programma di Chiara Appendino a Torino, e una serie di misure per ridurre il debito e quindi ridurre i disservizi comunali a Roma. Questa è la nostra linea e la vogliamo portare avanti contro un'idea di paese che conosciamo già, l'idea di paese di quelli che hanno governato negli ultimi 30 anni e hanno distrutto questo paese. Perché avete cambiato idea? Non ci dice niente. La posizione ufficiale è quella di Virginia.
anche se la mancherete, vi troverete in mezzo alle stelle. No, quindi andiamo a mangiarsi il gelato. Sì. Tanto ormai cosa devo dire? Tutti di diamante, però effettivamente serve. Bene. Del passo fretti. Sì, infatti. Ti vogliamo bene. Grazie. Se inciampi. Bisogna pagare i danni qua. Poi diranno che è una nostra... Gliela addebitiamo al vecchio sindaco però, eh. Siamo ancora in tempo. Salvini è venuto. Salvini è venuto. Lo so. Grazie mille. Tutti i giorni ci vai così. Tutti i giorni ci vai così. Posso fare una foto? Come no? Vai. Perfetto, grazie. Stiamo imparando a fare le foto in movimento. Questa è una grande cosa. È diventata nostra. Va bene o no? Marco, cosa fai direttamente? Sì, andiamo da Galizioli. Sì. Andiamo. Sì. Tornando a lei. Bisogna fermare un po' la strada, ragazzi. Cominciate ad avvisarli perché magari. Non fatevi ispirare però. Che parole che devono partecipare tutti i cittadini al consiglio comunale. Va bene. Quando vengono eletti. C'è già una foto? Sì, vai. In mezzo alla strada, l'ideale. In mezzo alla strada. Questo vota per gli altri, era un attentato. Ci voleva asfaltare, la presenza della parola. Qui? Andiamo. Andiamo nel Dior. Nel Dior. Poi no, prego. Buongiorno. Ci vogliamo un po' di fare così, in bocca al lupo. Salve. Grazie. Vediamo qua? Sì. Ah, bene. Tanto fresco. Sì, vedo bene. Adesso c'è la faccia. È chiara? Silvia la mettiamo qua. Cos'è la sedia delle foto? Qua mettiamo Silvia. Silvia la mettiamo lì a te. O qui o lì, la sedia qui a Silvia. Sono queste povere persone che stanno prendendo un gelato. È andata male. Signori, scusate. Silvia. Fate passare Silvietta. Lo puoi anche abbracciare se vuoi. Grazie. Qui è bellissimo. Questa pasticceria qua è famosissima. Perché sono artigiani di pasticceria. Fanno, vanno in giro, fanno. Hanno preso dei premi. Sì. Se volessimo del gelato ci facciamo portare gli scintilli. Che sono? I scintilli. Allora scintilli. Puoi portare un vaso di scintilli? Perché qua parlano francese, mica. Sì, arriva di là, non c'è voglia. Scintilli sono dei. Sono i. A noi si chiamano gli shu a Palermo, il vigneto e la panna. Voi avete il papà, noi abbiamo i scintilli. C'è un esperto di bomba di calore che mette automatizzato. Ma adesso ci vorrei incentivare, adesso voglio fare del gelato e lo bene, mi raccomando.
Vabbè, noi dopo il regionale qui si sta a morire. Sta una pausa. Il regionale ragazzi si morì. Si moriva. Poi ci sono i sedili in pezzo. Ma c'è anche pure i sedili in pezzo. Partiva, arrivava alle 4. Ciao Cristian. Lui è Cristian Di Gassino, Cristian Corrado. Ciao. Ciao. Questo è il sindaco ragazzi, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Anche lui in diretta, guardate. Siamo tutti in diretta. Ciao, la diretta della diretta. Lui è un consigliere nostro uscendo? Sì. No, no, è in carica lui. Faremo il sindaco ragazzi. No, 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 lui è Di Gassino. Ah, ok, ok. Pensavo fosse Di Gassino, però è capace che è un del gruppo 2011. No, 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 no. È capace che va alle elezioni anche lui un altro anno. Speriamo. Ma tu la squadra già l'hai presentata? No, aspetta, no. Saremo, penso, martedì. Però ce l'hai, non sono di parte, no. Però aspetto una conferma solo. Quanti assessori devi nominare? Quattro. Bello, bello, bello. Quattro, ma questi non ci sono, chiedo. Cazzo di legge della io. Quale poderoso. Mario! È un problema. Cioè noi siamo insospettabili, senza quote rosa abbiamo candidati sindaco donne ovunque, tra l'altro Roma e Torino ne sono esempio concreto. Però cioè lì il limite è che se non ci sono donne, se vogliono candidare tu hai il problema di comunque che vincere Luigi. Vincere lui, io non sono candidato. Ma tu sei nei stasera a Torino. Se no sarebbe troppo facile. Dove è andato il sindaco di Medaria? Sarà fuori a prendere un po' di fuori. Oh, arrivano i scintilli. Lui è bravo. Capite che io non so che me l'ha citata, me l'ha citata con gli assessori, ma c'è anche il fratello, il passaporto di Palazzo. Abbiamo tentato. Fate passare. Scintilli come se piovessero. E per una San Paolo a 5 Stelle. Questo piemontese, Scintilli come la famosa crema francese, io non lo capisco. No, Scintilli francese. Scintilli francese. No, Scintilli. Ma noi siamo per Roma. Però siamo stati nominati dai francesi, qualcosa per noi. Io no. Voglio tutti tranne i francesi. È massimo dei normali. Io sono normale, un po' chiaro, tu c'è lo storico di Palermo e musulmano. Oh ragazzi, dai! Dai. Favorite, mi raccomando! Io favorisco! Mi piace il ricetto! No, invece sono molto buono! Deve piacere la fare! Mi piace la fare! Grazie! Poi è fresca! Appetito. Io lo prendo, scusate. Vai, prendi, prendi. Io lo prendo. Prendete, prendete. Sicurezza, prendete. E mi levo. È lo che pure io. Sicurezza, lo prendo. Io sono il mio. Ah, accendo. Sto avvicinando le gambe. Allora, il Cambiamo Tutto Tour prosegue, adesso dove andiamo? A Alpignano. Alpignano ora. Quindi ci vediamo ad Alpignano, da San Mauro Torinese è tutto. Come direbbe, come direbbe un giornalista una volta, stateci vicino e portiamo... Domenica prossima ricordatevi di noi, se andate al mare tornate un po' prima e andate a votare, l'importante è andare a votare. Ciao! Marco Bongiovanni, sindaco. Marco Bongiovanni, sindaco di San Mauro. Bravo Marco!